non è soltanto un esempio precoce, straordinario d'uso del vernacolo ed anche desiderio di emancipazione spirituale ravvisabile tra i laici nel XIII secolo. Egli fu il promotore di un programma dottrinale su vasta scala. In effetti, quello di Giulio è il programma più grande promosso da un laico nell'età medievale. Oltre, anche questo va ricordato, oltre ad essere autore delle proprie opere, lui ne è spesso anche traduttore. Adesso le professoresse, in particolare la professoressa Pistolesi ce lo spiegherà, anche si occupa delle traduzioni delle opere, delle proprie opere, è una questione che gli sta a cuore. Ed è importante come strategia di trasmissione il fatto che lo stesso Llull voglia che le sue opere siano redatte in diverse lingue, in catalano, in latino, in arabo. Quelle in catalano in genere sono destinate ai laici, quelle in latino destinate ai chierici, mentre quelle in arabo sono destinate agli infedeli. E questa è una vera novità. Ovviamente non è la sola, perché quando si parla di Giulio ci sono novità, cioè si parla di originalità, però questa è una novità nel contesto medievale che comporta non soltanto l'esistenza di un gran numero di testi, ma anche vengono affrontati inevitabilmente una gran quantità di contenuti, di registri, di generi. E ora cederei la parola alla professoressa Pistolesi perché, insomma, possa illustrarci un po' il plurilinguismo lulliano e poi a seguire la professoressa Badia. Grazie, professoressa Pistolesi. Allora, grazie, visto che parlavamo di viaggi, no? Possiamo riprendere questo tema, perché la domanda è che cosa parlava lui quando cioè come comunicava con i propri interlocutori nel corso dei suoi viaggi. E, diciamo che la questione linguistica, la sensibilità, anche la competenza linguistica lulliana è peculiare, ma è una peculiarità che si può ricondurre all'ambiente di Maiorca, come ho detto all'inizio, qui l'ambiente maiorchino è un ambiente plurilingue. E la corte, pensiamo a Llull come uomo di corte prima della conversione, no? Nella corte sicuramente conosceva e scriveva in occitano, sicuramente conosceva la letteratura in lingua d'oïl. Era normale, e questo lo vediamo anche come fonte poi delle proprie opere. Per un catalano comprendere queste due lingue non doveva essere difficile, gestire occitano e lingua d'oïl. A Maiorca, subito dopo la conversione, Llull si mette a studiare per un periodo di circa 9 anni. Questo lo racconta nella vita. Questi 9 anni sono dedicati prevalentemente all'acquisizione delle lingue, cioè allo studio dell'arabo. Qui c'è l'episodio importante della vita lulliana, in cui lui prende lezioni d'arabo da uno schiavo che ha acquistato, e poi lo schiavo, poveretto, cerca di ucciderlo. Probabilmente io gli avrei anche cercato di convertirlo in tutti questi anni, no? Quindi l'arabo cerca di ucciderlo, ed è lì che, insomma, è un episodio che rattrista molto, molto Yul, perché poi l'arabo viene imprigionato e si suicida. E c'è anche una miniatura del Brevicunum che racconta questa storia. E poi si dedica allo studio del latino, non perché che non sapesse il latino, ma il suo livello di latino non era sufficiente poi per andare a Parigi, che questa era la prima grande primo grande scopo della sua successivo, diciamo, alla conversione e così alle prime elaborazioni artistiche. Quindi studia il latino e studia l'arabo. Sul latino, il latino è la lingua di tutte le persone colte nel Medioevo, cioè qualunque persona, non soltanto chierici, anche laici colti, ovviamente dominavano il loro volgare e il latino. Nel caso di Lullo si aggiunge, per motivi biografici, quello dell'arabo, e dobbiamo immaginare appunto Llull che va a Parigi per la prima volta dicendosi Christianus Arabicus, procurator infidelium, cioè presentando se stesso come persona che conosce profondamente il mondo arabo. Non che a Parigi non conoscessero il mondo arabo, lo conoscevano attraverso le
le opere dei commentatori di Aristotele, ad esempio, cioè c'era un'idea del mondo arabo, ma non una pratica di relazione quotidiana del mondo arabo come quella che poteva avere Yul. Quindi, se ci chiediamo quali lingue potesse parlare Yul nel muoversi, in quella mappa che ho mostrato, sicuramente diciamo, il catalano, l'occitano, il francese non erano un problema, non doveva essere un problema l'arabo. Nello studio parigino, o immaginiamo anche a Pisa, nel monastero di San Donnino, dove scrive l'Ars Generalis Ultima, immaginiamo che potesse parlare tranquillamente il latino. E anche nei viaggi in Italia poteva usare queste lingue. Noi abbiamo un'idea del Medioevo come, diciamo, abbiamo un'idea delle lingue, della separazione tra lingue legate agli stati, no? Una visione monolingue legata un po' alla formazione degli stati, ma questo non è la situazione comune nel Medioevo. Nel Medioevo, diciamo, il plurilinguismo è la situazione normale. Poi quella di Giulia è un caso eccezionale, ma pensiamo ad esempio a Napoli, Angioina. Quando Yul va a Napoli aveva a disposizione più lingue da usare nella comunicazione, il francese sicuramente e anche il catalano. A Napoli scrive varie opere in catalano, addirittura scrive la Petition a Celestino V in catalano, questo è un mistero, no? Evidentemente poteva essere compreso. Veniamo poi alle opere, quindi la conoscenza delle lingue è fondamentale per entrare in relazione con gli infedeli, ma anche per diciamo, la comunicazione quotidiana per un viaggiatore così incallito come lui. L'altra questione riguarda la tradizione delle opere. Avete parlato delle traduzioni, cioè qui la produzione lulliana è veramente eccezionale, perché non soltanto abbiamo circa 260 opere, non soltanto abbiamo una grande varietà di generi, ma lui ricorre a più lingue. Ricorre a più lingue, il catalano innanzitutto e il latino, di queste 260 opere la maggior parte è scritta in latino ed ha una tradizione monolingue in latino. E poi la cosa eccezionale è che fu Yul spesso a promuovere la traduzione di queste opere o a eseguirla o comunque a promuoverla direttamente. Qualche dato, diciamo, su queste opere, diciamo che su circa 260 opere, 19 hanno solo tradizione catalana. Sono poche in questo enorme corpus. Vi ho detto che la maggior parte delle opere ha una tradizione monolingue latina. Poi ce ne sono 47 che hanno una doppia versione latino-catalano e gran parte di queste, diciamo, sono state le traduzioni, sono state realizzate su impulso di Yul o volute da Yul, quindi dipendono da lui. La maggior parte di queste 47, 32, presentano la trafila catalano-latino. Cioè noi sappiamo che in questi casi Yul compone l'opera in catalano e poi ne promuove la traduzione in latino, la fa fare o la fa eseguire o vi si impegna direttamente. Quindi abbiamo queste 47 opere con una doppia tradizione che ci pongono ormai, diciamo, in pochi casi il problema della precedenza, cioè lui l'ha scritto in latino, ha scritto in catalano queste opere, no? Quando si arriva poi a fare un'edizione, questo è importante sapere qual è la direzione traduttiva. Quello che invece non abbiamo sono le opere in arabo, cioè lui dichiara di aver scritto alcune opere in arabo e poi di averle rielaborate o riscritte successivamente. Un caso importante è quello del Libro de Contemplación, cioè la prima grande opera, diciamo, lulliana. Yul dice di averlo scritto, di aver steso l'opera in arabo. E poi, però, non abbiamo alcuna traccia di questa prima stesura e poi di averlo rielaborato in catalano. Qui non sappiamo se possiamo chiamare realmente traduzione questo passaggio, no, del Libro de Contemplación dall'arabo che non abbiamo al catalano. Sicuramente ogni volta che c'era una traduzione cambiavano anche i contenuti, venivano rielaborati. Per esempio, sappiamo che nel libro di Contemplación, versione araba,
non si parlava della Trinità, non si parlava dell'incarnazione. Sono i due argomenti che lui, quando scrive in arabo per i musulmani, cerca di evitare. Cioè, o li dimostra attraverso l'arte, le ragioni necessarie, altrimenti evita di parlarne per non passare da politeista, come avveniva all'epoca. Quindi questa è un po' la situazione, molto variegata. Ogni volta che lui sceglie di tradurre un'opera, seleziona il pubblico, cambia, no? Rifunzionalizza l'opera, gli dà una nuova vita. Faccio semplicemente, vorrei fare qualche esempio veloce, soprattutto nei grandi romanzi della prima fase, per far capire quali sono le direzioni traduttive. Per esempio, il caso della Dottrina Puerile, che è un poema, un'opera didascalica dedicata al figlio, lui la scrive in catalano, poi la traduce all'occitano, sicuramente c'ha la sua mano sulla traduzione occitana. Abbiamo poi due traduzioni antiche, latina e francese, che sempre da lui dipendono, dal suo impulso, che non partono, non vengono, non sono traduzione della versione catalana, ma dipendono da quella occitana. Quindi le opere non venivano poi riscritte completamente ogni volta, ma probabilmente il passaggio, qui Lola lo sa meglio di me, dal catalano all'occitano o al francese, no? Poteva comportare alcuni cambiamenti, potremmo dire sistematici, che non erano vere e proprie traduzioni complete, no? Non bisognava ricominciare ogni volta tutto da capo, proprio per la vicinanza tra le tre lingue. E interessante anche il caso del Blacherna, perché il Blacherna ha una traduzione antica latina, occitana, castigliana e francese, quella francese dipende da quella occitana, cioè non è una traduzione ex novo dal catalano. E ogni volta che lui traduce queste opere, appunto, seleziona un nuovo tipo di pubblico, rifunzionalizza l'opera, ma al tempo stesso assicura la trasmissione dell'opera, cioè la traduzione come è una forma di copia, è una forma di copia che serve a moltiplicare, questa è una parola che ricorre spesso nell'opera lulliana, serve a moltiplicare i testi. Ultima nota sulle traduzioni, vediamo dalla tradizione manoscritta che a partire dal 1303 la tradizione diventa monolingue, latina. Questo è importante, è una scelta molto probabilmente fatta da lui, cioè la tradizione ci dice qualcosa anche sulle scelte lulliane, sulle strategie, e probabilmente si realizza nell'ultima parte, cioè in questa fase dopo il 1303, quello che lui diceva nel Blacherna. Nel Blacherna lui lamenta la differenziazione linguistica, cioè dice che le differenze tra le diverse lingue provocano incomprensioni e guerre tra gli uomini, sono motivo di contrasti. E quindi una proposta che viene fatta però a livello, diciamo, di Chiesa Cattolica è quella di unificare le diverse lingue, di scegliere il linguaggio più generale. Il linguaggio più generale è il latino. È il latino, quindi si propone di adottare, diciamo, il latino per favorire la comprensione tra i popoli. È chiaramente questo un punto di vista molto che non rispondeva alla realtà, però è qualcosa che nel Blacherna si afferma. E diciamo, sembra che a partire appunto dal 1303, quindi dopo la retorica nuova e la logica nuova, Iul scelga il latino perché è la lingua più adeguata al sistema universale, diciamo così, dell'arte. Così come l'arte è il linguaggio più generale, così il latino è quello più generale. E l'arte è effettivamente poi lo strumento che serve a superare tutte le incomprensioni, perché è fatta di simboli, cioè di lettere a cui sono associati o concetti o definizioni a seconda del momento, e questi concetti si combinano in forme geometriche. Questo è il superamento oggettivo di ogni forma di incomprensione che poteva essere legata alle lingue naturali. Quindi è un linguaggio, diciamo, che serve anche a superare questo tipo di incomprensioni che derivano dalla differenza linguistica. Professoressa Badia, se vuole adesso illustrarci lo scrittorium lulliano. Sì, grazie. Lui non ha smesso mai di... era operativo, no? Era una persona diligente. Opere molteplici, opere sterminate, opuscoli,
come funzionava, come le produceva, perché nel Medioevo si scriveva a mano, no? Dettatura, scrittura, come faceva? Ah, lui solo, adesso per una persona che dovesse produrre tutta questa quantità di testi nei nostri giorni ci vorrebbe dietro una casa editrice, no? Un'intera casa editrice. Lui solo. Cosa sappiamo di quello che nel Medioevo era lo scriptorium? Lo scriptorium era un luogo di solito in un monastero o in una cancelleria di un regno, no? Dove c'erano gli addetti ai lavori che ricopiavano, scrivevano. Cosa sappiamo sullo scriptorium di Lullo? Pochissime cose, quelle che si possono dedurre dallo studio dei molti manoscritti che sono sopravvissuti. Scriveva, dettava, c'erano che copiava, scriveva lui direttamente, usava carta, pergamena, inchiostro, sì, queste cose le possiamo immaginare, ma non abbiamo nessuna, diciamo, documento che ci permetta di sapere se c'era un centro fisico dove lui lavorava. Il fatto sta che lui non apparteneva a un ordine religioso, quindi non c'era un monastero con uno scriptorium, non c'era un convento, non c'era una cancelleria di un vescovo, cancelleria del Papa, non apparteneva alla cancelleria reale, né di un nobile, né di quella di un municipio. Quindi era qualcuno che si autofinanziava, era lui che produceva, copiava e diffondeva le sue opere. E dobbiamo dire che, nonostante non sappiamo i particolari di questo suo modo di operare, possiamo verificare che ha avuto un grandissimo successo, perché manoscritti lulliani ce ne sono un mare, sparsi per tutte le biblioteche dell'Europa e alcune in America, e possediamo manoscritti come quelle foto che ho fatto vedere prima, manoscritti che sono, diciamo, stati prodotti in vita di Lullo. I manoscritti, come li chiama il professore Albert Soulet, manoscritti di prima generazione, quindi li ha pagati lui personalmente, no? E questi manoscritti non erano manoscritti semplici da eseguire, erano lunghi, erano complessi, erano pieni di immagini, bisognava usare i colori, non bisognava sbagliare nel mettere i colori e i concetti perché altrimenti il ragionamento non funzionava. Quindi questo vuol dire che dietro c'era una equipe, c'era un gruppo di collaboratori, è impossibile che lui lavorasse da solo. Conosciamo questi collaboratori, conosciamo alcuni di questi collaboratori. Nel primo periodo della sua vita, quando lui era nel regno di Maiorca, prima dell'avventura parigina, è quando ha concepito i manoscritti più, diciamo, ricchi, costosi, no? Alcuni perché sono molto lunghi come il libro di contemplazione, altri perché sono pieni di figure complesse che adesso che abbiamo pubblicato l'arte dimostrativa, che è una di queste pubblicate in questo periodo, abbiamo fatto fatica a creare questi disegni, no? Adesso con i metodi, con i mezzi, diciamo, informatici, a realizzare questa opera che lui aveva concepito nel 1274 a Maiorca, semplicemente usando inchiostro, pergamena e inchiostri colorati, no? Allora, c'è una persona che si chiama Guillem Pagès, che era un prete, un notaio, che per 25 anni ha copiato in bella queste opere lulliane, quindi questa persona avrà avuto un merito anche nella capacità di gestire tutti questi materiali, no? A Parigi non sappiamo come si chiama, però conosciamo un personaggio che si chiamava Thomas Lemiezier, che era un medico e che era medico di corte e che era canonico della città di Arras. E questo era un fautore dell'opera lulliana, è stato lui a promuovere le 12 tavole della biografia illustrata di lui, non c'è nessun pensatore medievale con una biografia a fumetti talmente bella. E questo vuol dire che questa persona, no, questo Thomas Lemiezier, quando lui era a Parigi, gli avrà facilitato i mezzi per lavorare. Ma a Genova, a Napoli, a Roma, a Pisa, quando è stato nel monastero di San Donnino, a Messina e poi finalmente a Tunisi, quando ha viaggiato per seconda volta a Tunisi negli ultimi anni della sua vita, lì sappiamo che lui ha
ha chiesto al re di Aragona questa volta di mandargli un frate che lo aiutasse a ricopiare. Quindi qualche dato ce l'abbiamo, no? Non sappiamo esattamente come, sappiamo per esempio come lavorava Arnaldo di Villanova, che era un coetaneo, medico e teologo, ma questo era un teologo che amava discutere con i domenicani e con la Chiesa, che proponeva delle soluzioni di carattere semi-eretico, aveva dei problemi. Conosciamo i particolari del funzionamento dello scriptorium di Arnaldo, era personale, pagato da lui ovviamente, con i suoi collaboratori, quindi lui avrà fatto una cosa simile, avrà avuto ovviamente un capitale suo personale da borghese ricco che si autofinanziava e che era capace di produrre tutta questo mare di cose. Una cosa simpatica è che un'opera sua, la Retorica Nova, è scritta in alto mare, vuol dire che anche quando viaggiava sulla nave lui scriveva lì, immagino che scriveva lui o dettava a qualcuno che era capace fra, no, i movimenti della nave di scrivere. E come conclusione, diciamo come prova di tutto questo che sto dicendo, è interessante il testamento. Lui ha fatto un testamento che si conserva, lo conservano gli eredi della dinastia Lul, che adesso è un marchese che abita in un castello vicino a Barcellona, c'è nella sua biblioteca questo testamento e lì ovviamente il testamento medievale si occupa dell'eredità e una delle cose che preoccupano più Lul è l'eredità dei suoi libri, dove si conserveranno e si copieranno i libri, no? E Palma, lui aveva un figlio che ovviamente doveva ereditare questa pesante eredità paterna, Genova, dove aveva dei rapporti con la famiglia Spinola, e Parigi, la Certosa di Vauvert, conservava, alcuni dei suoi manoscritti sono ancora nella Biblioteca Nazionale parigina, no? Quindi i libri erano veramente il centro, no? Della possibilità di perpetuarsi nella storia di lui, e se ne è preoccupato tutta la vita.